ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1752 iniziarono i lavori alla Reggia di Caserta. Un'opera destinata a diventare il simbolo di una città e anche patrimonio dell'umanità. Nel progetto fu incaricato l'architetto napoletano Luigi Vanvitelli, ispirato dalle idee di grandi maestri del barocco. Passò quasi un secolo prima che venisse portata a termine, a causa dei ritardi legati sia alla morte di Vanvitelli stesso nel 1753. Al suo completamento nel 1845 la struttura si mostrò in tutto il suo splendore. Nel 1861 la residenza fu acquistata al patrimonio del Regno d'Italia. La vendetta più crudele è il disprezzo di ogni vendetta possibile. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Barbarano Vicentino, dove tra le mille meraviglie dei Colli Iberici c'è un palazzo gotico, palazzo che esisteva dal 1187, probabilmente fortificazione medievale. È costruito in pietra tenera di Nanto. Divenne nel 1530 la dimora dell'arciprete Paolo Godi, che lo lasciò in eredità alla parrocchia e divenne pertanto l'abitazione del parroco per 4 secoli. A causa dei numerosi restauri nel corso dei secoli, il palazzo presenta una fusione di elementi delle varie correnti artistiche. Oltre ad elementi gotici e rinascimentali, si possono notare elementi del barocco e del Settecento. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.